Abbiamo con noi Antonio Pizzinato, che è stato segretario generale della CGIL, è a Cremona per un convegno sul tema che contributo hanno dato i lavoratori alla lotta di resistenza, e quindi chiediamo appunto qual è la sua opinione in merito. I lavoratori italiani, come in nessun altro paese del mondo, hanno dato un contributo fondamentale durante la lotta di liberazione, con varie fasi di estrema importanza. La prima, dopo un ventennio di fascismo che aveva sciolto il sindacato, aveva dichiarato in quella fase lo sciopero un reato militare e quindi di proseguire la repressione. Nel marzo del 1943, partendo alla Fiat a Torino, alla FALC a Sesto San Giovanni, avviarono una prima fase di lotta per la fine della guerra, la libertà, ma la cosa più immediata era la fine della guerra e le condizioni di esistenza delle popolazioni. I dirigenti delle aziende, saputo clandestinamente che i lavoratori avrebbero scioperato a partire dalle 10 quando suonava il preallarme, quel giorno che si doveva partire con lo sciopero sospesero il suono. La conseguenza fu che lo sciopero si limitò a Torino, alla Fiat Mirafiori, in un solo reparto, l'officina meccanica. Erano gli operai specializzati e qualificati che per primi, il 5 marzo del 1943, avviarono lo sciopero. Erano alcune centinaia, scioperarono due ore e poi ripresero il lavoro, ma senza reagire nei confronti dei lavoratori che non hanno partecipato. Utilizzarono il pomeriggio per il contatto e i rapporti con i lavoratori per continuare, riprendere il giorno dopo la lotta. Avvenne che il giorno successivo scioperò Mirafiori, 6 di marzo del 1943, e successivamente, nei giorni e nelle settimane successive, si estese a tutta la Fiat e a decine di stabilimenti in Piemonte, che portarono ad oltre 100.000 lavoratori che scioperavano, battevano, rivendicando fine della guerra, la pace, la libertà, la democrazia e immediatamente migliori condizioni di vita e di lavoro. E poi avvenne che durante l'occupazione tedesca, o comunque verso la fine della guerra, i lavoratori si impegnarono a difendere le fabbriche. Questa è una fase successiva, vorrei completare questo passaggio perché è molto importante storicamente. Non si riusciva a far partire lo sciopero in Lombardia. Il 23 di aprile e di marzo del 43, dei camionisti della Fiat si recarono allo stabilimento Fai Concordia di Sesto San Giovanni per prelevare i bulloni che utilizzavano per produrre carri armati, cingolati, eccetera. Durante l'intervallo di mensa illustrarono ad altri e disse: perché voi non scioperate? A Torino si sciopera da 3 settimane. Terminato il servizio mensa alle 13.30, al reparto bulloneria i 430 lavoratori non ripresero il lavoro e cominciarono lo sciopero. Determinate furono le 400 donne di questo reparto e partirono da una considerazione: non si può proseguire a lavorare
in queste condizioni, in questo schifo, oggi a pranzo solo una scodella di zuppa di sboba e mezzo uovo lesso. Avevano ridotto di metà l'uovo intero che davano il giorno prima. Le operaie con determinazione portarono avanti la lotta, vi erano i coordinatori interessati che proponevano di sospendere, le operaie dissero di no. Quando entrarono i fascisti in fabbrica, li presero a calci dove non batte sole e li cacciarono dalla fabbrica. Durante la notte vi furono arresti, il giorno successivo lo sciopero si estende a tutti gli stabilimenti FAG, poi agli stabilimenti del Nord Milano, stabilimenti Breda, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Fiat Bicocca. In 3 giorni i scioperanti erano 50.000. Dopodiché lo sciopero si estese nelle fabbriche milanesi e anche lombarde. In breve furono fra Piemonte e Lombardia oltre 250.000 gli scioperanti. Fu un primo scossone al fascismo, tant'è che dicevano: gli scioperi dimostrano la contestazione e la sfiducia nei tuoi confronti. Tant'è che si riunì il Consiglio Generale del Fascismo, votò la sfiducia a Mussolini, il re lo destituì, si costituì il governo Badoglio. Si avviò una nuova fase, che portò poi all'armistizio con gli alleati. Dall'altra parte i fascisti che si misero con i nazisti che occuparono il nord Italia, perché nel frattempo c'era stata la liberazione in Sicilia, eccetera. Si avvia una nuova stagione. La nuova fase delle lotte dei lavoratori è nel marzo del 1943, quando c'è la proclamazione dello sciopero generale. Il primo marzo si parte. Scioperano i tranvieri, si bloccano i trasporti in Italia, poi via via le fabbriche. Nell'arco di una settimana sono 1,5 milioni di lavoratori che scioperano. È significativo da questo punto di vista l'articolo in prima pagina del New York Times del 6 marzo del 1944, che dice: non era mai successo una ribellione come quella dei lavoratori italiani. Si vede che hanno i motivi per dire basta al fascismo e alla guerra, e sono scesi in sciopero in 1,5 milioni e sviluppano la loro lotta. Non furono gli arresti, le deportazioni a bloccare quella battaglia fino a quando si arrivò alla liberazione del paese.